Salve a tutti ragazzi, qua è Lassio e oggi ci troviamo con il continuo di Dragon Ball Z Kakarot. Infatti oggi siamo qui dove dobbiamo andare a sconfiggere il potentissimo Lord Frieza. Ci eravamo fermati che avevamo creato due squadre e queste due squadre devono andare da Lord Frieza. Dobbiamo tipo sconfiggere un'orda di nemici, da come ho capito. Boh, io direi di andare. Ci richiamo subito al posto e vediamo cosa ci aspetta. Guarda, guarda, un namecciano, che ci fai sulla terra? Comunque loro che sono tornati in vita, insomma, non vi avevano eliminati tutti? Bene, quindi voi siete i bastardi che hanno massacrato gli abitanti di Namek. Che fortuna inaspettata, potrò vendicare la mia gente facendovi fuori. Sei impazzito, una novità come te non ha speranze contro di noi. Stai per entrare in una valle di lacrime, namecciano. Se prima eravamo forti, il nuovo allenamento ci ha resi invincibili. Ci basta alzare un dito per polverizzarti. Usatele pure tutte, vediamo che sapete fare. Visto che mio padre non c'è, posso scatenarmi e far capire a quegli di chi comanda. Addosso agli alieni. Dei veri alieni. Se fossero stati gentili avrei chiesto loro di diventare miei amici. Ma visto che sono dei cattivoni dovrò dare loro una buona lezione. Forza! Io spero solo di non essere interlivellato con loro, Sono a livello 100, quindi... Loro sono... Ah, ma è equilibrata la cosa. Sono un ottimo modo per sistemare più nemici indipendenti nella battaglia Horde. Ecco, la nuova modalità, la battaglia Horde. Più alto è il valore della tua combo, più i nemici potrai sconfiggere simultaneamente. Usa il tuo passaggio. Ok. Bomba di luce! Bomba di luce! Bomba di luce! Che bello spammare la bomba di luce! Devo sconfiggerne 150? C'è la mia cam sopra, ma in alto assist sta 11 su 150. Sì, vabbè. Finiamo domani. Bomba di luce! Bomba di luce! Oh, questo si è buggato. Vabbè, sì, credo che ve la taglio sta parte, insomma. E se no finiamo domani qua. Dura un'ora solo di uccidere sta gente. Questa è la combo Z di quando ci sono più nemici. Ma qualcosa può! È la Madonna! 85 nemici! Porco schifo! Ok, questi sono i boss finali. E firmato la tua condanna. Ma te vai chi segna. Allora, qui c'è pure Kui che è appena spawnato. Via, via, via. Bomba di luce! Ma qualcosa può! Troppo bello. Ah, uccidiamo Kui, se... Dai, iniziamo l'inseguimento. Bella, bello. Bella per piccolo. E Kui se ne va all'altro mondo. Mancano 10. Tra cui Zarbo. Bomba di luce. Allora, si è rotta la bomba di luce. Ok, queste si fa esplode piccolo. E vince, e vince. Pam! Bomba di luce! Ops, se lo lisciate. Vieni qua, Zarbon, piccolo. Sì, comunque sono un po' underlivellato. Bomba di luce! Però sono a livello 110. Non so se è equilibrata la cosa, quindi... aumentano di livello. Quello che so, fosse stato 150, loro sarebbero stati 160. Ma non credo. E Zarba non se ne va. Ma chi manca? Dodoria, eh? Ah, no, un tizio a caso. È scatto un attimo lui, allora. A posto, manca solo Dodoria. Lo finiamo in bellezza con la combo Z. No, scammer, scammer. Bella, ciao ciao. Ma che cosa può? G. La Madonna, 9.999.999. Ma? Un po' esagerato, mi sa. Nandato. Un no, non posso perdere contro un namecciano. Mi sa.
Sono anche peggio di quanto pensassi. Meno ne lasciamo liberi, meglio sarà. Tiri duro, Gohan. Yoshi. Va bene, andiamo. Ora tocca a Freezer. Bah, livello 100 contro Freezer. Mi è puzzolando di sconfitta. Qui abbiamo la squadra fortissima. Freezer è piuttosto lontano e percepisco molte altre aure potenti nelle vicinanze. Le riconosco, non avrei mai pensato di dover affrontare di nuovo. Squadra Ginyu? Tanto oramai ci sono solo loro praticamente. Tutti i vecchi nemici. Eccoli, proprio loro. Capitano, i terrestri sono qui. Tu sei il segnale chiamato Goku, vero? diciamo. Io sono Gohan, Goku è mio padre. A quanto pare la lezione dell'altra volta non vi è bastata, eh? Ora che Lord Freeze è tornato ed è più forte che mai, la squadra Ginyu può nuovamente tornare in azione. Ci siamo allenati a lungo e con costanza. E il nostro livello di potenza è schizzato alle stelle. Chi è Costanza? Siamo più quelli che avete affrontato, infatti, da questo momento potete chiamarci la Super Squadra Ginyu. Capitano, non sarebbe meglio la Mega Squadra Ginyu? No, non ci siamo. Che ne dite di Mirabolante Squadra Ginyu? Io pensavo a qualcosa come Spaventosa Squadra Ginyu e Guldo. E Guldo! È una merda! Perché dovresti avere un posto nel nome della squadra? Su Namek hai tirato le cuoie in un secondo. Come ti permetti? Mi sono solo distratto. Basta così. Penserò più tardi al nome più adeguato. Sì, signore! Ci scusi, signore! In ogni caso siamo diventati estremamente più forti, quindi provate a una carneficina. Sarebbe scoprire nel peggior dei modi quanto sia diventata l'età la nuova migliorata squadra Super Squadra Ginyu. Ehi, un attimo, quindi il nome è già deciso. Pensavo che avremmo fatto una votazione. Sono rimasti degli idioti. Però è vero, sono anche diventati più forti. Non dobbiamo sottovalutarli. È assurdo dover affrontare di nuovo la squadra Ginyu. Ma per fortuna anche noi siamo diventati più forti. Questa volta posso batterli, almeno credo. Fantastico, altri imbecilli da pestare. Fatevi sotto e finiamolo in fretta. Preparatevi. Dite le vostre preghiere. La super squadra Ginyu è pronta a combattere. Allora, io sono livello 150, quindi dovrei essere abbastanza livellato. Livello 100, ok. No, di nuovo altri 150. Vabbè, ci vediamo direttamente con lo scontro contro la squadra Ginyu. Ok, vado di combo Z. Sono spronati anche Guldo, Jayce e Parter. Però dovrebbe tipo esplodere tutto. Ne ho fatti fuori 30, ah, pensavo meglio. Ok, come avete deciso anche loro, però vorrei tenermi per la fine. Ok, sono arrivati anche gli ultimi due. Siamo alla fine praticamente. Gli altri tre purtroppo sono esplosi mentre cazzeggiavo. Sai, stavo dando due cazzotti a caso. Sono esplosi, ops. Ok, faccio la combo infinita imperdonabile. Anche se ero arrivato a 20 per sopra Krillin, là c'è il contatore. Solo che mi hanno scammato l'arrivo di sti due. Ok, questi lì si fanno fuori proprio in grande stile. Kamehame! Oh! Bella me Ginyu! Pam! Cazzottone, la finiamo! 9.999.000. Un po' leggermente uffista, Expert. Impossibile! Perché la vostra potenza è così superiore alla nostra? Alexa? La super squadra Ginyu? Se persino loro sono diventati più forti, Freezer sarà una bella gatta da palare. Da palare? Credo che abbiamo bisogno dell'aiuto di mio padre. Dobbiamo continuare a combattere finché non arriverà. Ora il suo gruppo raggiunse il luogo in cui si trovava l'aura più potente di tutte. Poco dopo furono raggiunti da piccoli gli altri. Da loro c'era uno spettacolo fin troppo familiare. Astronomi di Freezer, scommetto che i tipi che abbiamo affrontato sono arrivati con quella. Come mai anche tu hai faticato per sconfiggere gli uomini di Freezer? Sì, erano molto più forti quando non fossero l'ultima volta. Sento un'energia enorme provenire da quella nave, è incredibile. Freezer è diventato uno scanner. Come lei deve sconfiggere Ginyu e i suoi uomini, un'altra volta. È sempre più difficile trovare dei sottoposti adeguati in questo universo. Un ottimo lavoro, e ora siete persino venuti a darmi il benvenuto, sono colpito. Guarda, tu sei una pecciata che ha osato affrontarmi. Oh, e tu invece sei figlio di Goku, non è vero? E lui dov'è? Mio padre non è qui, si sta allenando in un luogo irraggiungibile. Che sfortuna, spero di poter farlo fare in mille pezzi insieme a questo pianeta in quarto ordine. Di quarto ordine. Che diavolo sei venuto a fare qui? Cosa vuoi?
Non è ovvio, devo proprio spiegarvelo. Voglio vendetta, niente di più, niente di meno. Goku soffrirà per ciò che ha osato farmi. Sapevo che avevi in mente qualcosa del genere. La cosciente umiliazione che ho subito per colpa di quel Saiyan non può rimanere impunita. È un vero peccato che non sia qui, ma non importa. Conoscendolo si farà vedere molto presto. Però la pazienza si è già esaurita. Non me ne starò qui ad aspettarlo. Ammazzerò il tempo ammazzando voi. Bello! Ammazzerò il tempo ammazzando voi. Nascondeva una simile potenza, è diventato incredibilmente più forte rispetto al nostro ultimo scontro. Questo è Goku che sta guardando la sua aurea. Aura da 100. Ok, per ora basta così. Quella trasformazione dovrebbe sempre molto più facile da gestire. Perfezionerò questa forma e quando ci sarò riuscito sarei tu a mangiare la mia polvere, Kakarot. Se fossi in te non ci spererei. Voi due avete fatto passi del gigante davvero notevole. Continuate così e... C'è una chiamata dalla terra, scusate un secondo. Ciao Bulma, hai preparato un altro dei tuoi... Che cosa? Ho sentito bene, hai detto Bulma. Capisco, riferirò il messaggio a Goku e Vegeta, a presto. È successo qualcosa sulla terra? A quanto pare Freezer è vivo e ha invaso il pianeta con il suo esercito. Ok, Freezer è ancora vivo? Ma cosa ha intenzione di fare? Non ne ho la minima idea. Se dovessi dire all'indovinare direi che è venuto per vendicarsi di te, Goku. Lord Bills, si è goduto il suo pisolino? Abbastanza, ma sarebbe stato meglio se non fossi andato a dormire a stomaco vuoto. Qualsiasi cosa abbia in mente, dato il suo livello di potenza, direi che per sé Trunks e Goten da soli potrebbero fargli abbassare la cresta. Mi dispiace, ma temo che non andrà così. Che significa? Non conosco i dettagli, ma Bulma mi ha informato che i vostri amici hanno avuto parecchie difficoltà contro i suoi uomini. Adela potrebbe correre un grave pericolo. Forse sei sottoposto a un qualche allenamento speciale in vista della rivincita contro i denti, Goku. Non ci sto capendo molto, ma dobbiamo tornare sulla terra in fretta. Giusto, volete che riporti là? Sì, sì, come vuoi. Parla con Whis e torno sulla terra. Livello 264, ok. Torniamo sulla terra. Ok, siamo pronti per tornare sulla terra, Whis. Ottimo, tenetevi forte. Un momento, voglio venire anch'io. Voglio unirsi a noi, Lord Bills. Cosa ci aiuterà contro Freezer, Lord Bills? Non siete ridicoli. Certo che no, sono un dio delle istruzioni, guardate. Non ho nessuna intenzione di intervenire. Vengo solo per potermi riempire lo stomaco con il delizioso cibo del vostro pianeta. Ho detto che ho fame, non mi avete sentito? Ah, ecco il motivo. E poi non credo che vi farebbe piacere, vero? So che preferite combattere da soli. Basta chiacchiere, dobbiamo raggiungere la terra o Bulma rischia di... Voglio dire, Trunks e gli altri rischiano di battere Freezer senza di noi. Vegeta! Cavoli, hai ragione. Beh, sì, no. E speriamo che la terra sia ancora tutta intera. Non dire così, Whis. Ta-da! Eccoci qua. Questa è solo l'aura di Freezer. Sì, ed è decisamente potente. Ha già perso anche troppo tempo, Kakarot. Ha già perso, andiamo. Va bene, Whis, Lord Bills, grazie di tutto. Mi sarebbe piacere, buona fortuna. Forza Whis, andiamo a procurarci del cibo terrestre. Cielo, quanta impazienza. Cerca Freezer. Ok, siamo arrivati. Come è diventato così potente? Ha un'aura potentissima. Non dimmi che siete già stanchi. Io che pensavo almeno di riscaldarmi. Questo piccolo antipasto mi hai detto non è affatto soddisfacente. È un peccato che Goku non sia arrivato in tempo. O forse ha compreso la vastità dei miei poteri ed è fuggito a gambe levate. Non dire sciocchezze, mio padre non farebbe mai una cosa simile. Sei uno stupido se pensi che Goku possa avere paura di te. Speravo che Goku si facesse vedere. E la cosa peggiore è che voi non siete affatto divertenti. Meritate solo di morire. No, povero Goten. Fermo, fermo. Sei arrivati appena in tempo. Papà, sei qui. Goku, Vegeta, ve la siete presa comoda, eh? Scusate tanto. Levatevi di mezzo, incapace. Levatevi di mezzo. Non saresti dovuto venire qui. A quanto pare devo darti una bella lezione, Freezer. Era ora che arrivaste. È da tanto che aspettavo questo momento, Goku. Ma certo non mi aspettavo di vederti con Vegeta. Che sei venuto a fare su questo pianeta? Non lo immagino. Sono venuto a vendicarmi, ovviamente. Soprattutto di te, Goku. Fermi un attimo, Freezer. Ti piace ancora quello che è successo su Namek?
Oh, tu non hai idea. Non ho mai conosciuto la vergogna della sconfitta prima di incontrarti. Me la sono portata dietro fin da quando sono morto e per ogni secondo passato negli inferi della terra, fino alla mia resurrezione. Sono qui per chiudere i conti e dimostrare che io sono il più forte. Mi sono persino allenato. Non avevo mai dovuto farlo prima. Sono felice di averti insegnato qualcosa. Se fossi così malvagio saresti un rivale eccellente. Che peccato. Ho questo atteggiamento che mi porta a odiarti con ogni fibra del mio corpo. Invece ti dispiace se inizio io. Io e Freezer abbiamo una questione in sospeso. D'accordo. E se ti metti a fare imbecille interverrò immediatamente. Ok Vegeta. Grazie. Ok Freezer. So che provi ancora verso di me, ma non ti permetti di distruggere la terra. Il vostro pianeta tu. Pienetucolo. Non mi interessa. Tutto ciò che brama è la vendetta. Ora trema. Non mi interessa. Il pianeta non mi interessa. Insomma. Ah vabbè sì, ma Freezer lo si apre in 3 secondi. Non posso nemmeno trasformarmi in God. Vabbè. Vabbè sì, Freezer le prende proprio mo. No zio però Freezer è giusto un po' la mira comunque. Non per dire. Bella. Ma attenzione, che è sta roba? Perché fai le mosse che ti hanno tagliato in due? Ah, Freezer, e dai, eh. Anzi, Freezer è diventato cattivissimo. Anzi, è cattivissimo, Freezer. Io sto prendendo la leggera proprio. Perché non posso trasformarmi in God, mannaccia loro. Bella per Freezer. Anche io sono stato molto diligente. Capisco, ha ottenuto una forza enorme dal nostro ultimo scontro. Però così, vale anche per te. Mi sembra di combattere qualcuno di completamente diverso. Non è che mi sono allenato allora. Nascondi ancora qualcosa, vero? Ercano! Tu sei efficace per essere uno scimmione. In vista di questo momento sono riuscito a ottenere un potere ancora più grande. Quello che aspetti, pianta di parlare e mostramelo. Cosa, Goku, cosa? Lascia che dimostri la mia nuova evoluzione. Freezer si digievolve? Lo diventa Super Saiyan. GG. Quello che sta forma rappresenta il picco dell'evoluzione. Qui vuol dire che i Super Saiyan sono il picco dell'evoluzione. Per semplicità chiamerò Freezer Dorato. Gordon Freeza. Come ho già capito, questa sezione non è puramente estetica. Sono emozionato ma anche un po' nervoso, non so proprio cosa aspettarmi. Freezer è riuscito ad aumentare la sua potenza di parecchio. La sua vendetta deve avergli dato una motivazione notevole. Una volta Goku potrebbe vedersela molto brutto. Ma forse Freezer è aumentato moltissimo, non darei ancora Goku per spacciato. Vabbè sì, Goku è Goku! Vai Goku! È il mio turno, ma io sono uno scammer, Vegeta.
そんな! これからが面白いっていうのに! うるさい! Iniziai a fare sul serio prima, ora levati di mezzo. Seguiva ore no bando. Dio, Nani? Non dimmi che vuoi battersi con me. Vegeta-san ga owaite desu ka? Anata ga watashi. Sei impazzito se pensi di potermi sconfiggere. Vai, Sonna. Masaka. Beh, tu non potevi sapere, anche io posso trasformarmi in Super Saiyan, il guerriero leggendario. Densetsu Super Saiyajin. Sarani, sore o koeru sonzai ni na. Sei pronto? Vediamo se l'invincibile Freezer è in grado di tenermi testa. Madonna. Tameshite miagare. Mette la trasformazione mi ha sorpreso, ma resta comunque molto più potente di te. Mira la forza di Freezer, l'imperatore dell'universo. Incazzato Freezer! Dai, è 1v1 subito subito! Sono sempre livellato più di lui. Questa è la prima volta che uso il Super Saiyan Blue. Final Flash! Oh, c'ho un bel po' di vita, eh! Insomma! Anzi, un po' cattivello, mi dicono! Bella, l'ho preso proprio al volo! Vedi, questo lampo ardente divino! E vedi, Big Bang Attack! Ah, si è incazzato! Oh, calmo, calmino. Oh, è partito lo script. Oh, la madonna. Oddio, via. Ah, sì, è cattivissimo Freezer. Big Bang, attack. Non l'ho preso, fa. Big Bang, attack. Ah, pieni sto Final Flare. Oh, sì, ma carina, nanna. Sì, è cattivissimo, Freezer. Mi fai un Big Bang? Bella. Sì, ma c'ha un botto di vita, Freezer. Bella, abbiamo preso. Stuck! Madonna, sì. Che calcio. Porco Giuda, l'ho fatto esplodere. Io l'ho sparato in bocca il Big Bang. Madonna. Poverino. Kisama wa mou owari da. Lo scontro contro Goku stava proprio saltato. Kisama no jidai wa tokku ni owatte run da. Kie yagare. Nani ga okashii? Baka me. Jidai ga owatte iru no wa omae ra no hou da. GG! Vabbè, Freezer è rotto, diciamo. Con un colpo ha distrutto la Terra.
Tornato sulla terra, Goku inizia il combattimento con Freezer. I due sembrano essere alla pari, ma entrambi tengono la loro vera potenza. Freezer si trasforma dunque in Freezer dorato, ottenendo una potenza incommensurabile. Questa tuttavia non è sufficiente a impensierire Vegeta a trasformare in Super Saiyan Blue. Mette corda il malvagio imperatore? No. Insomma, mi hanno scammato. La terra! Boh, scompa la magia! Ma Freezer è anche un mago. Ha tirato fuori una mossa a sorpresa. Come ultima risorsa decide di polverizzare tutto il pianeta. Ma allora cosa succede? Cheat Freezer, non mi interessa il tuo pianeta. Troppo tutti gli abitanti della terra sono morti, invece Freezer probabilmente è ancora in vivo. Come? Lui è in grado di sopravvivere nel vuoto cosmico, è stato molto furbo. Non ci credo, se la terra è sparita allora non abbiamo più nemmeno le sfere del drago. Non possiamo far tornare in vita nessuno. Pare proprio di sì. Avrei dovuto dare subito il colpo di grazia. Sei pronto a rimediare il tuo errore? Tu questo è accaduto per via della tua ingenuità. Invece di sconfiggere subito Freezer hai preferito divertirti e ti sei distratto. Lo so. Cerca di non sbagliare stavolta. Dimmi a Freezer e mandala di nuovo negli inferi. Stavolta di che stai parlando? Io ho capacità di rinforzare il tempo. Anche se tipo 3 minuti al massimo. Infatti tornare indietro il tempo. Quando farò tornerete qualche istante prima della distruzione della Terra. Potrò distruggere Freezer. Fai in fretta e salverai il pianeta. Fantastico, non credo che avessimo ancora una speranza. È una sola possibilità, lo faccio solo perché mi dispiacerebbe non poter più mangiare manicheretti terrestri. L'ho già detto, non sbagliare. Ora avvolgerò il tempo, sei pronto? Tu! Ah, tu! Ci siamo, Goku! Corri, Goku! Grazie, non so come devi darmi. Da, vado, vado, corro e via. Parto, parto, ma me. Me. Se vola. Veloce, Goku, veloce. Questo è un pazzo furioso, fa esplode tutto. さまはもう終わりだ。ちくしょう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 。ちく
何がおかしい？バカめ、時代が終わっているのはお前らの方だ。いざ！何？フリーザ、やっぱおめえとはちゃんとケリつけとかなきゃいけねえみてえだ。これ以上の悪さはオラが許さねえ。こいつ、俺の考えを読んだというのか。おのれ、おのれ、おのれ、おのれ。Ma quindi lo scontro c'è tra Goku e Freezer? Son Goku, nando ore no jama o suru. E Freezer viene ancora scammato. Esatto, Freezer, devi scomparire. Bella! Bella, Goku! Sì. Ma no, non si chiama il culo, ma Freezer! Se ti faccio male, mo! No, 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 sì, sì, diciamo che era la mossa sbagliata che ho fatto. Vabbè, sì, importante è prenderlo. Ma Freezer, che ti incazzi, Freezer, dai!
BAM! Diciamo che sto un po' in mezzo alla mischia. Ho finito Laura, Laura non c'è. È andata via. Bella per Freezer che ci saluta anche adesso. Ah no, è bandiera, il momento scriptato. Oh, attenzione. Muori Freezer. Madonna. Sì, è partito. Che scontro. GG per Frieza. Bella! Porco Giuda! Distrutto! La Madonna, che è Mosè? Goku nuovo Mosè, dai! È rotto Goku, è rotto! Può partire la musichetta tranquilla. Ma che tutto cagato, che cavolo ti sei fatto in mezzo? Perdonami Vegeta, però credimi, i miei buoni motivi. Chi se ne importa i tuoi motivi? Era ancora il mio turno. Papà, cos'è successo? Ecco. Beh, questo sì che è imbarazzante. Un dio delle istruzioni che stiamo vedendo è meglio di valorizzarla. Non faccio così, Lord Beast. In fondo questo ci ha permesso di salvare il delizioso cibo della terra. Inoltre, quei due sembrano aver padroneggiato appieno il loro nuovo potere. Oserei quasi dire che potrebbero darlo del filo della noce, se solo sapessero collaborare. Ne dubito. Ha riavvolto il tempo, capisco, anche se è difficile da credere. Se c'è qualcuno in grado di farlo, quello è Whis. Sai, stavo pensando una cosa, stavolta ce ne siamo cavati. Avremmo potuto distruggere Freezer in un attimo se avessimo combattuto insieme sin dall'inizio. Preferirei morire, non mi serve il tuo aiuto né quello di nessun altro. Mi fa piacere sapere, Vegeta, anche per riesco a combattere solo. A posto, perfetto. Quei due sono impossibili. Andiamo, Whis. Perlomeno ora sono d'accordo su qualcosa. Così il piano di Freezer per invadere la terra e vendicarsi Goku fu sventato. E fu così che finimmo il capitolo di Kakarot, credo. Il mondo era di nuovo in pace. Tutto il Goku Vegeta era già pronto a riprendere il loro addestramento. Per diventare ancora più forte superare ogni limite esistente. Tipo, così rischiano di distruggere loro la terra se si allena. È stato l'ultimo scontro fra Goku e Freezer. Solo il tempo potrà dirlo. Quindi vuoi vedere che, visto questa frase, la prossima, visto che ci deve essere un altro aggiornamento da su Kakarot, quello a pagamento, vedete che forse è il torneo del potere? Perché dice è l'ultima volta che si affrontano con Freezer. Vuoi vedere che forse quando deve resuscitare Freezer per il torneo del potere, che si sono affrontati? Con l'azione per accompagnare il sviluppo del potere, ora che arriva la storia, può accedere a nuove storie secondarie. Cerca persone che hanno bisogno di tuo aiuto per scoprire tutte. Parlare con il dottor Briff per cominciare gli inizi di sfida di nuovo potere. Ah! Sul pianeta di Briff si ispira un nuovo evento. Sfida del dio delle istruzioni. Parli dei personaggi. È meglio prima di affrontare questo. Ok, credo che sia un dio delle istruzioni ancora più forte. Trunks del futuro! What? Davvero si usa la Trunks del futuro? Eccolo! Ma io già lo potevo usare, scusa. Già lo potevo usare. Vabbè. Ok. Va bene, signori, il DLC di Golden finisce qua. Carine le animazioni fighe. Come sempre il DLC è durato nemmeno più di tanto. Però ci sono cose che si possono fare in più. Missioni secondarie come avete letto. Io vi do appuntamento. Vediamo se fare contro Bills, che mo non so se sarà ancora più difficile o no. Vediamo, vedrò io poi se registrare o no. Sicuramente ci vedremo con il prossimo aggiornamento di Kakarot, che sarà in teoria l'ultimo di questi tre aggiornamenti del Season Pass. Vediamo.
Vedremo sicuramente, porterò qualche altro episodio sul gioco di carte, vediamo. E io signori, spero che questa miniserie di Golden vi sia piaciuta. Fosse stato così potete lasciare un like, iscrivervi al canale. E noi qui ci vediamo, al prossimo video.